Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come modificare il modulo R9M in modo da installare ExpressLRS. Per prima cosa bisogna precisare che è solo il modulo R9M ACCST che ha bisogno di questa modifica. Se avete un modulo R9M 2019 Access non dovete fare nessuna modifica, perché è già pronto per funzionare con ExpressLRS senza problemi. La modifica consiste nel saldare sulla scheda una resistenza con valore compreso tra 300 e 1000 ohm. Io userò queste da 500 ohm, ma come ho detto va bene un valore qualsiasi compreso tra 300 e 1000. In descrizione vi lascio qualche link su dove trovare le resistenze. Ok, iniziamo smontando il modulo rimuovendo queste due viti. A questo punto la cover superiore sarà ancora incastrata a quella inferiore, ma per separarla basterà fare leva con un utensile in questo punto. Adesso rimuovo il connettore dell'antenna svitando questo dado. Ora dovremo saldare un capo della resistenza in questo punto, vi lascio l'ingrandimento per capire meglio dove saldare. Ok, come vedete dall'ingrandimento dobbiamo saldare sopra il piedino singolo di questo componente J6. L'altro capo della resistenza va saldato sul fondo della scheda, in particolare su questo lato di questo condensatore. Anche questa volta vediamo l'ingrandimento per capire meglio dove saldare. Ok, il punto esatto è questo, aggiungeremo un po' di stagno, poi salderemo la resistenza. Per fare un lavoro pulito salderò un pezzetto di cavo su un piedino della resistenza. Vi ricordo che le resistenze non hanno un verso specifico e potete saldare il cavo indifferentemente da una parte o dall'altra. A questo punto taglio il piedino della resistenza lasciando circa 3 mm sia da una parte che dall'altra. Come vedete più o meno sono 3 mm. Ora saldo il cavo su un'estremità. Poi isolo la saldatura con un po' di termo. Adesso piego leggermente il piedino in modo da fare una piccola curva. Passando alla scheda aggiungo un po' di stagno sul punto da saldare. Quindi prendo un pezzetto di nastro isolante e ci appoggio sopra la resistenza in questo modo. Sistemo la resistenza in modo che sia bloccata la scheda col nastro e che il piedino tocchi il condensatore da saldare. Ok, come avete visto, saldare è molto semplice, posso togliere il nastro. Adesso faccio passare il filo in questo foro. Ora saldiamo il secondo capo della resistenza. Come vedete ho tagliato il filo a misura in modo che non sia troppo lungo, ma che comunque si possa saldare senza difficoltà. A questo punto stagno il filo e la componente della scheda. Quindi saldo il filo. A questo punto ho finito e posso rimontare il modulo. Perfetto, ora il modulo è pronto per essere aggiornato con ExpressLRS. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.